Arriva un altro importante finanziamento per il comune di Alcamo. La notizia molto attesa giunge oggi dal municipio e riguarda un fondamentale progetto in tema di servizio idrico integrato. Come spiega l'amministrazione del sindaco Domenico Surdi, è stato ammesso a finanziamento da parte del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento della condotta idrica adduttrice di Cannizzaro per un importo complessivo di oltre 3.817.000 euro. L'acquedotto Cannizzaro, realizzato negli anni Ottanta, convoglia le acque delle sorgenti nord e sud di Cannizzaro al bottino di Riunione. L'amministrazione Surdi, durante il suo primo mandato, ha fatto eseguire lavori di efficientamento energetico e idraulico del sistema idrico Cannizzaro, con il cambio di sistema di pompaggio e sostituzione della condotta deteriorata fino a Contrada Scio, dove è stato creato un bypass che convoglia le acque provenienti da Cannizzaro nella condotta D'Ammusi. Il resto della condotta Cannizzaro, che va dal bypass al bottino, dichiara l'assessore al servizio idrico integrato Vito Lombardo, è al momento inutilizzato perché deteriorato e con notevoli perdite lungo il percorso di circa il 90%. Con il progetto appena ammesso a finanziamento, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Vittorio Ferro, renderemo autonomo l'approvvigionamento di Cannizzaro e ridurremo il rischio di fermo dell'approvvigionamento cittadino, così da passare dall'una condotta all'altra quando necessario. Il sindaco Domenico Surdi commenta: già da 2 anni, grazie ai lavori svolti sulla conduttura di Cannizzaro, la città fruisce dell'erogazione idrica regolarmente. Con questo progetto interverremo in maniera definitiva per assicurare il fabbisogno idrico alla città, conclude Surdi. Aggiungiamo però a queste parole del sindaco di Alcamo che purtroppo non si possono non citare i gravi disagi che la popolazione alcamese ha dovuto affrontare nuovamente nell'anno appena trascorso a causa dei gravi problemi riguardanti l'approvvigionamento dell'acqua corrente, in particolare durante la torrida estate e paradossalmente per quasi tutta una stagione autunnale caratterizzata da una straordinaria piovosità. Né si può trascurare il consistente spreco del prezioso liquido che difatti si disperde uscendo dalle numerose falle nella rete idrica cittadina. L'arrivo di quest'ultimo finanziamento per i lavori alla condotta di Cannizzaro è quindi accolto come un'ottima notizia in attesa di concretizzare il progetto e ferma restando la priorità di dover migliorare in generale tutti i